Ragazzi, prima che il video cominci, volevo incitarvi a passare dal canale di questo mio amico Luca, che vi lascio in descrizione nel primo link, che praticamente dopo tantissimo tempo che lo conosco mi ha chiesto se potevo dargli una mano, quindi mi raccomando, fate un salto sul suo canale, lo trovate nel primo link qua sotto in descrizione, non dimenticatevi anche di lasciarvi un bel pollicione verso l'alto, un commento e di godervi il video. Ora vi lascio allo Sniping in Live, bella! Bella a tutti ragazzi, sono Midino e bentornati qua sul mio canale con un nuovo video. Siamo tornati con un nuovo live, quest'oggi uno sniping in live, diciamo. Ma stiamo scherzando! Madonna! Comunque, uno sniping in live su Gustav Cannon su TCT per vedere un po' cosa riusciamo a farne venire fuori, se riusciamo a fare una bella partita o qualcosa del genere. Muori, per sé proprio un uomo di merda, schifoso, lurido, pezzente. E vediamo un po' cosa riusciamo a combinare con questo cecchino. C'è già Killer Shark che ha 6-0 e io so... su Gustav Cannon cos'è la cosa migliore da fare con lo sniper, è andare là sopra e iniziare a gestirsi un po' il tutto. Intanto ho turnato male con la pistolina, speriamo di arrivarci però là sopra, perché ti arrivano sempre tutti da dietro su sta mappa. Ok, siamo su uno, forte quello a sparare. Ok, adesso che siamo sopra la difficoltà è rimanerci senza essere presi da nessuna parte. UAV, ok, questo è ottimo. Raga, col cecchino io mi trovo davvero benissimo su questo gioco. Anche se molti di voi mi dicono sei un coglione perché usi l'IA Infield, usa il Car 98, vi do la notizia che io mi trovo benissimo anche con l'IA Infield, per quanto per molti possa essere il cecchino più scarso, e penso lo possiate notare benissimo anche voi. Da dove cazzo mi ha ucciso questo caro anche a poco dei paracadutisti? Non l'ho proprio visto, non l'ho proprio visto. La partita comunque, come avete notato, l'ho iniziata che ero già 2-2, ma perché l'avevo iniziata col barco e ho detto vaffanculo, non c'ho voglia di giocare con le armi, ne ho già fatti troppi di video con le armi. Fammi tornare direttamente con un bel live con lo sniper. Ma che cazzo è sta storia? Ok, madonna, me la son cavata bene. Mi sto trovando davvero benissimo con questa classe, con cecchino e pistola mitragliatrice di secondaria. Davvero spettacolare, spettacolare, riesco a fare davvero delle bellissime cose. Poi ve ne porterò un po' magari, però vediamo. Bello, bel quick, però vabbè, mi sto arrampicando, sono giustificato. Ok, adesso con molta calma io vorrei riuscire a tornare, porca puttana, sopra. Perché sopra, senza ombra di dubbio, è il miglior posto dove stare su sta mappa, cioè proprio non ci piove. Se stai sopra, su Gustav Cannon, col cecchino fai il risultatone assicurato. Il problema... è quasi sempre arrivarci sopra, perché con gli spawn e tutto potresti nascere ovunque. E non è che sia così facile arrivarci. Poi quando ci arrivi devi gestirtelo sopra, te da solo. Ah, bello, bello. Comunque, raga, questo video volevo un po' sverginare, cioè tornare su... Vaffanculo. Tornare su World War 2, dato che per un bel periodo non ci ho giocato. Principalmente perché mi faceva incazzare il fatto delle partite tutte già iniziate. Non ne potevo davvero più. Ho detto, senti, vaffanculo, mi stacco un periodo e poi torno. E boh, da quando sono tornato oggi sinceramente mi sono trovato bene. Oggi di solito video di lunedì, quindi questo è un video diciamo extra. Di solito non vi porto quasi mai video il lunedì. Muoio ancora da dietro, spacco qualcosa. Penso di essere morto una volta in uno contro uno in tutta la partita. Comunque, non vi porto quasi mai di video di lunedì. Ma oggi ho detto vabbè, dai, ci può stare, che culo. Ci può stare un bel video di lunedì, almeno per tornare a far vedere che sono ancora vivo su questo gioco che non porto da un po'. E a giocare un po' col cecchino, come penso piaccia, perché sinceramente vi è sono sempre piaciuti lo sniping in live, solo nell'ultimo periodo ho notato che un po' è sceso il... sono scesi gli ascolti, se vogliamo dirla al modo televisivo. Sto Killer Shark sei un rompipalle, perché anche lui viene sempre sopra, con la lieve differenza che lui gioca col bar e io gioco col cecchino. Ok, dai, la partita l'abbiamo quasi chiusa, il problema è chiuderla del tutto. Ok, muori. Muori. Ok, lì nasce qualcuno, me lo sento. No, andiamo via. Va bene, 25-8. Sì, che è come se avessimo fatto... cioè, abbiamo fatto solo 6 morti in live, quindi non è malaccio. E tutte da dietro poi, praticamente. Sono morto raramente da davanti. Adesso mi prendo un attimo di pausa con calma, che voglio finire bene la partita con un buon risultato. Quello là spero di cuore non mi abbia visto, così adesso lo prendo da dietro, perché se va dritto, lì va su. Bravo, bravissimo, proprio come avevo previsto io. Hitmarker,
saltiamo da una parte o dall'altra. Ok, questa cosa da fare con la pistola mitragliatrice è davvero OP. Oh, muori. Da lì scorrerà qualcuno. Da lì pure, però. Attenti un attimo. Appunto, l'avevo detto che da lì pure. Lo sapevo, ne ero certo, raga. Non avevo il minimo dubbio. Adesso voglio chiudere bene la partita. Una kill. Voglio far l'ultima, dai, esci da là? No, da dove cazzo esce l'ultimo? Chi è la mia ultima preda di oggi? Non c'è. Si rifiuta? Dove cazzo esce da là? No, dai, non voglio farla con la pistola l'ultima. Piuttosto faccio tutto il giro e ne trovo uno col cecchino. Sì, però vorrei anche trovarlo l'ultimo. Non è che vorrei girare per 40 minuti senza trovare il cazzo di ultimo nemico. Oh. Oddio santo. Muoio. Adesso classico. Te giri per 40 minuti e poi muori. Da dietro ovviamente. Oh. Sentite raga, io non sto scherzando. Ma vaffanculo. Oh. Spero di cuore sia una barzelletta, dai. 3 ore per cercare un cacchio di nemico. E porca tre non lo trovi. Non c'è più nessuno. Oh. Affanculo. Cioè scusami, c'è un minimo di rispetto. Sono arrivato all'ultima kill, non riuscivo mica a chiuderla. Comunque raga, non è andata male come pensavo. Ce la siamo giostrata molto bene col cecchino. Abbiamo fatto anche una partita relativamente bella. Un po' troppo morti da dietro, ma davvero con lo sniper per me abbiamo giocato molto molto bene. Io spero che questo sniping in live vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciate un bel pollicione verso l'alto, un commento. Se non siete ancora, iscrivetevi al mio canale, che mi fa sempre molto piacere. Noi ci troviamo come sempre domani con un nuovo video. Per oggi da venire tutto e bella. Grazie.